La chiesa di San Nicola da Bari sorge in piazza San Bernardino. L'aspetto attuale risale al XVIII secolo, quando l'edificio fu profondamente ristrutturato, ma l'edificazione risale al XIII secolo, sui resti di un preesistente edificio in stile romanico, che venne inglobato nella nuova struttura. Si tratta quindi di una delle chiese più antiche della Val Trebbia. La facciata si presenta sobria e priva di decorazioni, con l'eccezione di un piccolo rosone quadrilobato e di un'edicola contenente la statua del santo, posta al di sopra del portale. Nell'interno, che prende luce dalle grandi finestre dell'abside, le tre navate sono decorate con fregi policromi risalenti alla ricostruzione settecentesca. L'altare maggiore e la balaustra sono realizzati in marmo. Il pulpito, in legno intarsiato, è opera di maestranze locali. L'opera più notevole è una Madonna col Bambino della metà del Settecento, ospitata in fondo alla navata destra sull'altare dedicato alla Beata Vergine del Rosario. È possibile visitare anche l'ex canonica, che oggi ospita un rifugio per gli escursionisti e un museo naturalistico, ma che durante la Seconda Guerra Mondiale venne utilizzata dall'allora parroco, Don Angelo Bassi, per nascondere alcune famiglie di rifugiati ebrei dai rastrellamenti nazisti. Per quest'azione, il sacerdote ottenne nel 2004 il riconoscimento di Giusto fra le Nazioni, dallo Stato di Israele. Si può ancora vedere sul pavimento della vecchia canonica la botola che porta a un passaggio nei boschi, attraverso il quale ebrei e partigiani fuggivano in caso di pericolo. Espone esemplari della fauna e della flora presenti nel Parco dell'Antola. C'è anche una sezione dedicata al lupo appenninico e alcuni oggetti d'uso quotidiano dell'antica civiltà contadina.